Dall'antichità sino ad oggi, alcuni scienziati hanno dedicato la vita a far progredire la nostra conoscenza della fauna oceanica, come era in origine e come si è trasformata. Rendiamo omaggio alla loro fatica, alle loro scoperte, alle loro opere scritte o disegnate e, in alcuni casi, alla loro costanza. Li ho riuniti sotto il benevolo sguardo di Proteo, immortale protettore dell'oceano. Sono morti ai quattro angoli del mondo, decine o centinaia di milioni d'anni fa, mai là dove sono stati trovati i loro resti fossili, perché la Terra si muove, non smette mai di muoversi. Anomalocaris, un artropode primitivo che non ha avuto discendenti, andava a caccia nelle acque calde e poco profonde di un mare che copriva le attuali montagne rocciose, quando fu trascinato via da uno smottamento di fango sottomarino. Sul fondo del mare che contornava un'Europa allora tutta a pezzetti, alcuni ortoceri, cefalopodi giganti, tenevano d'occhio coi loro grandi occhi qualsiasi preda degna di essere catturata. Tra gli altri agnati, vertebrati marini senza mascelle, gli pteraspi nuotavano in cerca di plancton vicino alle coste del mare che circondava l'Euroamerica. Forse pioveva quando Ichthyostega, uno dei primi anfibi, uscì dalla laguna dell'attuale Groenlandia nel mezzo del continente delle vecchie arenarie rosse? Fuori lo aspettava una vegetazione tropicale primitiva. Quando morì, lo squalo Stetacanthus stava scorrazzando in un mare che costeggiava le terre di Scozia, coperte da alte foreste di lepidodendron.
Il suo corpo sprofondò nel fango. Dopo lo scioglimento dei ghiacci, l'acqua era tornata al suo posto. I piccoli mesosauri si intrufolavano tra i tronchi d'alberi che finivano di marcire in un mare poco profondo, a cavallo tra l'Africa e l'America del Sud. Sulle rive di una laguna che contornava il sud della Germania, Mastodonsauro, anfibio impressionante, morì forse di sfinimento uscendo dal bagno. Alcuni Dapedium, riuniti in branchi, solcavano il vasto e caldo mare che copriva quasi per intero l'Europa e l'Africa del Nord. Lo Sclerorhynchus, una razza dal rostro rigido, planava sui fondi sabbiosi del mare che bagnava Libano, Africa del Nord e sud dell'Europa. Le carte delle derive non possono essere stabilite con esattezza che a partire dal Giurassico, 200 milioni di anni fa. In precedenza possiamo soltanto fare delle supposizioni. Tra i continenti dispersi si intuisce l'America del Nord. Africa e America del Sud riunite hanno la testa in basso. Nel mezzo navigano la futura Siberia e il Kazakistan. L'America del Nord è inondata. Un pezzo d'Europa le si è avvicinato. Il delta del Niger si trova al polo sud. Un continente che comprende America del Nord ed Europa è circondato dalle acque. Si riconosce l'Australia che fa tutt'uno con l'India, l'Africa e l'America del Sud. Un braccio di mare copre l'Africa occidentale. Il continente detto delle vecchie arenarie rosse riunisce l'Europa del Nord, la Groenlandia e la parte est dell'America del Nord. Un oceano di dimensioni ridotte separa due supercontinenti. Al sud, India, Arabia e Africa convergono verso i continenti del nord. Tutti i continenti riuniti ne formano uno, la Pangea. La parte ovest dell'America del Nord è sommersa. Tutte le parti della futura Asia si avvicinano e il loro insieme si salda con l'Europa per formare l'Eurasia. Un mare epicontinentale separa l'India dall'Africa. L'Europa inondata si è saldata con l'Asia. L'Africa e l'Asia sono divise dall'oceano Teti, dove Madagascar e India sono due isole. Si stacca il continente antartico. Un braccio di mare si addentra nell'America del Nord. Il sud dell'Atlantico si è aperto, formando un mare che sbocca nell'oceano Teti, il futuro Mediterraneo, e separa il mondo in due blocchi, a nord e a sud. A parte l'India ancora separata dall'Asia, si riconosce già il mondo quale oggi. Gli animali marini lasciano residui fossili assai diversi. Per esempio, uno squalo lascerà un dente, un agnate la sua testa, una medusa l'impronta del suo corpo e un mosasauro il suo cranio smembrato. Ma che animale troveremo all'interno di questa pietra raccolta in Brasile? Qualsiasi fossilizzazione presume che il corpo si conservi dopo la morte e che non finisca in pasto ai necrofagi. Supponiamo che un'eccezionale siccità provochi un abbassamento del livello del mare e un brusco aumento della salinità dell'acqua. Tutta la fauna potrebbe non sopravvivere. I pesci morti cadono sul fondo. Alcuni sprofondano nel fango a bocca aperta. I batteri presenti nel corpo e nell'acqua di mare trasformano le parti molli in un liquido organico che sarà eliminato. Il calcare concentrato nell'acqua impregna di calcite tutti i tessuti ricchi di fosfati, il cranio, le vertebre della colonna vertebrale, anche scomposta, e naturalmente le squame. Il corpo mantiene così la sua forma. Il pesce è diventato un fossile. Il calcare continua ad accumularsi intorno al corpo in strati concentrici successivi, che alla fine formano una concrezione pietrosa, o nodulo. In seguito il fango, compattandosi, perde l'acqua e si trasforma in roccia friabile che circonda il nodulo. La punta del muso e la coda, povere di carne e quindi di batteri, svaniranno nella roccia. Dopo una serie di sollevamenti, l'antico fondo del mare è divenuto una piattaforma. Ecco che l'erosione comincia il suo lavoro. Lavando la roccia più friabile, fa affiorare i noduli. Al paleontologo basterà così percuotere col martello i noduli raccolti per aver la fortuna di vederne uno aprirsi su un pesce. Ad esempio, un aspido rinchide rifugiatosi lì 80 milioni di anni fa.
Questa pietra offerta a Ikkyo è probabilmente un fossile. Ecco il materiale che serve per la sua identificazione. Siete pronti a fare l'esperimento? Qui la fresa non serve a molto. Generalmente la si utilizza per eliminare le parti dure che resistono all'acido. L'acqua penetra più facilmente nella ganga. Pratica per accentuare i contrasti di colore. L'acido formico, meno potente di quello cloridrico, attacca il calcare ma non il fosfato. L'acido formico erode tutto il calcare, anche quello che si è infiltrato nell'osso. Bisognava proteggerlo. Ricominciamo? L'acqua penetra più facilmente nella ganga. La colla può essere molto utile, non è pericolosa e non modifica l'aspetto. Bella idea! La colla permette di salvaguardare la coesione del fosso. Attenzione! L'acido cloridrico è molto potente. Peccato, il fossile è andato distrutto. L'acido cloridrico attacca tutti i minerali. Pazienza, volete ricominciare? L'acqua penetra più facilmente nella ganga. La colla può essere... Bella idea! La colla permette di salvaguardare la coesione del fossile. L'acido formico, meno potente... Bene, la colla ha impedito che il fossile si smembrasse. La comparazione è un metodo molto diffuso per l'identificazione dei fossili. Splendido! Era proprio un fossile di Aspidorhynchus.